La politica, diciamo, ci ascolta, però ancora non nella maniera che vorremmo noi, nel senso che in questa legge di bilancio quella che manca totalmente è una visione strategica a medio-lungo termine sul settore immobiliare, e questa è la cosa che secondo me è più grave, perché non consente di far ripartire effettivamente il mercato immobiliare e quindi l'economia del nostro paese. Noi siamo riusciti a ottenere alcune cose in questa legge di bilancio, come per esempio la conferma delle detrazioni fiscali, dei bonus fiscali per chi fa interventi di ristrutturazione edilizia, con l'aggiunta del bonus facciate, e soprattutto la conquista più importante è aver reso strutturale la cedolare secca al 10% per i contratti di locazione a canone concordata, che nel milleproroghe siamo riusciti anche ad estenderla ai comuni calamitati. È un segmento, quello delle locazioni brevi, che sta riportando l'investitore sia italiano che straniero a comprare immobili in Italia, e quindi ad aumentare, diciamo, la domanda, e quindi a rendere attrattivo il patrimonio e a valorizzarlo, e pertanto a far ripartire il mercato immobiliare. Quindi noi abbiamo chiesto e ottenuto il ritiro dell'emendamento che avevano presentato gli onorevoli Pellicani e Di Giorgi nel milleproroghe. Era un emendamento che praticamente trasformava come imprenditore il privato che affittava la propria proprietà avente più di tre camere da letto e per meno di 8 giorni. Adesso stiamo lottando però per il disegno di legge di Franceschini, che vuole trasformare il privato, il cittadino, in imprenditore se ha più di 3 appartamenti che decide di affittare per periodi entro 30 giorni. Ecco, abbiamo chiesto un tavolo di confronto su questo proprio per porre in essere le nostre idee, le nostre proposte per attuare una legge organica sul turismo. Ci sono delle proposte pratiche, ma già reali, come per esempio in Lombardia, degli esempi virtuosi li definisco io. In Lombardia, per esempio, per chi apre un'attività in centro storico, per i primi 3 anni non viene fatta pagare l'IRAP. Quindi secondo noi è una manovra, questo è un provvedimento che potrebbe essere esteso a tutta Italia. Così come per esempio a Reggio Emilia, a Correggio più esattamente, hanno consentito ai proprietari che affittano i negozi, quindi sono stimolati ad affittare, avere uno sconto dell'IMU del 30%. In più, in Francia, per andare nei nostri, diciamo, cugini d'Oltralpe, loro hanno vietato di costituire, di realizzare centri commerciali nelle città, e quindi di tenere una certa distanza, 7-8 chilometri, andando a incentivare, diciamo, i negozi e tutte quelle attività, diciamo, che vanno a stimolare il dettaglio, diciamo, il piccolo dettaglio, i negozi, diciamo, del piccolo dettaglio, appunto per andare a rivitalizzare le nostre città, quindi a riportare poi la gente a vivere i nostri centri urbani. E noi abbiamo intenzione di fare un grande evento a primavera in tema di locazioni. Vogliamo proporre un pacchetto, appunto, di proposte costruttive e propositive sul tema delle locazioni, proprio perché la politica non è di andare contro le locazioni brevi, ma è quella di stimolare il proprietario a attuare e a utilizzare quelle ordinarie, le locazioni tradizionali. Quindi vorremmo fare un grande evento, una grande manifestazione sulla casa, ponendo l'attenzione alla politica, ma agli stakeholder, alle istituzioni, di venire a questo evento e di poter ascoltare quelle che sono le nostre proposte, che sono quelle che vanno nella direzione, appunto, di far ripartire il mercato immobiliare e quindi l'economia del nostro paese.